Salve, questa chitarra che era una tre quarti l'ho comprata circa un anno fa su Thomann, non è male, anche se non è due pezzi ma quattro pezzi, è comunque sempre in massello, dietro è molto bello, è in acero e sempre questo è laminato, dietro fondo e fasce. Ah, qui si è macchiato di rosso perché avevo fatto i segni qua perché... Fatto una cazzata, vabbè, capita, anche le corde si sono un po' macchiate. Però questo suonando prima o poi se ne va. L'alcol se ne va subito. Comunque, la chitarra si chiama Pro Natura Silver Series e ho riadattato ad avere due corde doppie, due serie di corde doppie, cioè la seconda e la quarta. Non ho accordata. Comunque questa chitarra è intonata più o meno sol re la mi, un semitono sotto il sol re la mi, quindi fate voi le vostre. Era intenzionata a essere, anzi un semitono sopra, scusate. Specie di mandolino un'ottava più bassa, ma con le corde nylon e del mandolino A. Scusate, è un'intonata. Ho messo un po' tipo il Buzuki, la bassa. No, ho messo l'acuto. In realtà questo ha... Sì, no, prima la bassa e poi l'acuto. Dovrei usare il metodo per oculare, ma mi studio il metodo per chitarra tenore. Che studiando quell'altra mi devo un po' riadattare perché c'ha le distanze delle corde un po' più lunghe della vera e propria chitarra tenore. Strana perché è una via di mezzo fra una chitarra tenore normale, tenore, insomma, uno strumento per quinte e uno con chitarre con corde doppie. Swing low, switch high. Swing low, switch chariot, coming for carry me home. For carry me home è in inglese sbagliato, comunque queste sono canzoni di... Allora...
di solito uso che proprio do sol re latino, l'ukulele baritono, che sto intonato invece un semitono come intonato. Questo è un semitono sotto il do sol re la. Gli do le corde cambiando, mettendolo un po' con maggiore tensione, tornando. E c'ho poi la chitarra tenore, c'ho pure una chitarra da viaggio riadattata sempre a qualcuno con due doppie. Ora con queste sono corde un po', le corde vecchie c'è un suono un po' più fesso. Si dà un po' più di forza, di suono. Perché sono più abituato a studiare questa. Questa è un po' invece un po' più corta della chitarra tenore. Io di solito come vedete sono un po' appassionato di questi strumenti do sol re la. Questo adesso intonarlo. Però un po' abbastanza stonato. Sol. Questo
questo e poi un altro. Vedo una mazza. Ogni tanto capita che vado in paranoia. Qui ho proprio fatto un casino. Che vanno studiati un po' tutt'uno, perché poi le distanze sono diverse. Questa è data per essere intonata così, anche se ho messo questa un'ottava più alta. Cambiato l'ottava, non l'intonazione delle singole corde. Questa allora, questa è una mandola contralto, stranamente. Questa è una chitarra tre quarti classica riadattata. Ho fatto un altro video proprio su questa cosa per quinte ed è molto meglio anche perché le distanze fra le corde lì erano molto molto strette. Eppure questo è un ukulele baritono. Ovviamente qui ho usato, non ci sono, almeno non si trovano qui in Italia per ordinare delle corde, quindi ho preso le corde di chitarra classica, ho saltato la terza dalla quinta alla prima, quindi alcune sono un po' più tese, altre leggermente meno tese. E questa invece è, questa essendo più nuova, questo colore è un po' più giallo chiaro, questa avendo un anno, vedete? È più scura, questa si deve era molto molto chiara quando l'ho presa, adesso già è già abbronzata. Ok, quindi questi sono gli strumenti per quinte. Ho tralasciato lo strumento, altri tre strumenti, una chitarra
sta qui della Harley Benton, che è stato il mio strumento per quinte, e ho avuto il coraggio di rimparare completamente le scale, gli accordi, non è che si so completamente, ma di iniziare una parabola di apprendimento nuovo rispetto all'ukulele. Arrivederci.